oggi andiamo a vedere un dolce davvero lussurioso con la patata dal cuore veneto, tristrato di anacardi e frutti rossi. Andiamo a vedere insieme gli ingredienti: sciroppo d'acero, olio di cocco, vaniglia in polvere, biscotti senza zucchero, succo di limone, marmellata ai frutti di bosco freschi, anacardi ammollati e ovviamente la nostra indiscussa patata. Come prima cosa andiamo a pelare la patata e a cuocerla al vapore. Io utilizzo un cestello che si può reperire tranquillamente in qualsiasi negozio di casalingo e utilizzo una pentola in acciaio. Metto dell'acqua all'interno della pentola e poi appoggio il mio cestello. In questo modo vi faccio vedere. Questo è il cestello e questa è la pentola con un goccino di acqua. Andrò poi semplicemente a tagliare la patata a pezzi e adagiarla sul mio cestello e a cuocerla a vapore per circa 10 minuti. Finché la nostra patata cuoce, andiamo a creare la base del nostro tristrato. Quindi ci serviranno i biscotti e semplicemente l'olio di cocco sciolto. Andiamo a frullare i biscotti alla massima potenza all'interno di un frullatore. Una volta che abbiamo frullato i nostri biscotti con l'olio di cocco, andiamo a creare la base. Quindi adageremo la nostra polvere bagnata all'interno di una coppetta monodose. Andremo a schiacciare accuratamente e andremo a mettere in congelatore finché ci occupiamo ovviamente del secondo strato per almeno un quarto d'ora. Andiamo ora ad occuparci del secondo strato, quindi andremo a frullare sempre in un frullatore gli anacardi ammollati. Io vi consiglio di ammollarli perché così risultano più facili da frullare. Andremo poi ad aggiungere della vaniglia bourbon in polvere, andava benissimo anche una bacca di vaniglia da cui ovviamente prendere tutti i semini interni, dello sciroppo d'acero o sciroppo d'agave, non preoccupatevi se non l'aveste, potrete sostituirlo con il miele e qualche goccia di succo di limone. Andiamo a frullare il tutto fino ad ottenere una crema morbida e liscia. Andiamo ora a frullare la patata cotta al vapore e raffreddata insieme alla mia crema di anacardi. Andiamo! Andiamo ora a riporre la nostra crema di anacardi e patata sul primo strato e poi andiamo a riporre circa 30 minuti in congelatore. Dopo aver fatto congelare e raffreddare per bene le nostre coppette, andiamo a guarnire con della marmellata e frutti di bosco come ultimo strato e dei frutti di bosco freschi. Dopo aver decorato con i frutti di bosco, andiamo a raffreddare per qualche oretta e poi andremo a degustare questo meraviglioso tristrato di anacardi, frutti di bosco e patata dal sapore tipico ma non troppo pronunciato, perfetta anche per dei dolci fatti in casa. Buon appetito!